Ma abbiamo veramente scatenato il panico. Ma quanto sono belli poi. Si sta creando un golem con i pezzi di asfalto e con le macchine. Oh, bentornati sul canale del Pellicano. Quest'oggi torniamo con un video di scoperta e andremo a scoprire insieme Legendary. Questo FPS del 2008, uscito per PlayStation 3, PC e Xbox 360, di cui già ai tempi ne sentì parlare veramente, veramente poco. L'unica cosa che so di questo gioco è che il mondo è invaso da mostri giganti e noi con le nostre armi dovremmo spazzarli tutti via. Quindi senza ulteriori indugi io andrei a provare direttamente Legendary. Ok, va bene. Allora, la visuale si muove molto velocemente. Un po' strana a scatti, nel senso che ha tipo un'accelerazione nella visuale. Vabbè, a parte questo, vediamo. Pandora's Box, ok. Ok, quindi abbiamo una sorta di energia e quindi dei poteri. Così possiamo assorbire il potere. Ok. Ah no, possiamo curarci in questo modo. Quindi io tengo premuto, la barra della vita si rialza. Oh. Ma che figata. Bene, quindi tutto a fuoco. Ok, dobbiamo cercare di scappare più velocemente possibile. Che fai, ci apri? No, forse no. E quindi, ah ok, hanno rotto l'armadio qui. Che possiamo prendere, no? Esatto. Prendi tutto. È molto strano che io di questo gioco non ne abbia mai sentito parlare in assoluto. Come possiamo rompere qui, mi sa. Ah, abbiamo una specie di PDA, equipaggiamento, creature, obiettivi. Io credo dobbiamo sfondare qui.
palesemente. Però non so come... Ah no, hanno aperto, ok, ok, a posto. Sembrava palesemente da rompere. Oh, se sta rompendo tutto, ma che... Via, 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 ma c'è sta ancora gente qua, madonna. Via, 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 via. Ma si sta aprendo un portale proprio verso... verso l'infinito. Sembra il primo Avengers. Adesso arrivano gli alieni, quindi. Vabbè, per adesso questo comunque è un prologo molto... molto lineare, nel senso che non possiamo fare altro che... che camminare verso un'unica direzione. Tutti un po' disperati, un po' acciaccati. Ok, adesso ci fa... ci fa saltare. Abbiamo un salto. Madonna, ma il salto è... saltiamo 5 centimetri. Il salto più corto della storia. Ok, con questi oggetti posso interagire, ma come? Ah, ok. Ah, si uniscono i fili. Ok, va bene. Mamma mia, carbonizzato. Ricordiamo che questo è un gioco del 2008, quindi diciamo graficamente forse addirittura me l'aspettavo peggio. Invece devo dire che tutto sommato, diciamo, può andare bene, cioè se lo relazioni al fatto che è uscito nel 2008, ci sta. La PlayStation 3 praticamente era uscita da poco. Porca miseria, oh. Cioè tutto sto casino l'abbiamo creato noi. Abbiamo scatenato l'apocalisse proprio. Poi con sta musica sotto. Madonna, che figo. Sì, me ne vado dal museo. Chi ci vuole restare qua? E questo? Oh mamma mia, raga. No! Oh, ma sto dentro una buca io. Mi si è scavata una voragine sotto i piedi. E adesso? Ma quanti ne so? Ma che so sti mostri? Ma abbiamo veramente scatenato il panico. Ma quanto sono belli poi. Madonna, cioè, ma li abbiamo richiamati, cioè, tutto sto casino l'abbiamo scatenato noi, abbiamo fatto un disastro, abbiamo veramente condannato il mondo. Oh, ci danno un'arma. Possiamo ammazzarlo, sto... No, non ne possiamo fare niente, sono tutti scriptati, per adesso almeno. Ah, ma ci cammino. Ma forse sono miei alleati. Cioè, nel senso, a me che li ho portati qui non fanno nulla. Perché stanno letteralmente distruggendo tutti e tutto. E a me non mi stanno toccando. Guardate quanti. Ma da dove andiamo? Ah, ok. C'era un muro invisibile fino adesso. Non mi faceva andare avanti. Qui? Portano via la macchina? No, se portano via soltanto l'autista. E se ne va, e se ne va. Vabbè, noi.
che famo? Qua, qua dietro ci hanno pure alzato una muraglia. Si sta creando un golem con i pezzi di asfalto e con le macchine. Ma... E vabbè, quindi... Scusa, che devo fare? Qua forse? Si passa? No, è pieno di muri invisibili. Ah ok, mi stanno alzando la via. Comunque che prologo, ragazzi, cioè, ma che inizio è? Sta vedendo di tutto praticamente. Ok, adesso abbiamo anche la possibilità di sprintare. Andiamo, andiamo. Pistola. Ok, c'è anche la mira sul mirino, non scontata per quel periodo, eh. Nel 2008 molti giochi miravano soltanto semplicemente zoomando la visuale, ma senza metterti la visuale dal collimatore della pistola o dell'arma comunque. Qui dobbiamo fare così. Ok, ok. Molto Half-Life come cosa, se non fosse che qui è al 100% scriptata. E adesso? Sì, sì, sì. Scendo e basta? O posso arrivare di là? Sì, ok. Valvolina. Io non so se questi sono ostili, sono nemici per me o no, perché con il fatto che li abbiamo tirati fuori noi, cioè nel senso li abbiamo fatti entrare noi sulla terra, magari potremmo essere considerati tipo diversamente rispetto agli altri. Boh. No. Ok, abbiamo scoperto che non sono affatto alleati, sono ostili anche con noi, che li abbiamo liberati. E soprattutto abbiamo scoperto che abbiamo un potere adesso, cioè non ci serve soltanto a curarci. Ma qui scusa? Ah, ci fanno provare il potere. Ok. Ok. Fino adesso comunque è interessantissimo. Questo che fa? Dov'è? A posto? Ma è il nostro clone questo. Qui, ok, un'altra pistola. Munizioni. Ok, quindi ci sono anche mostri che si creano con il magma, praticamente. Così, è morto subito. E poi possiamo recuperare energia dai morti. Va bene. No. Ok, tutto qui. Qui ci sta magari un'arma nascosta, c'è un segreto, visto che non ci si... Non è necessario entrarci? No, dobbiamo andare proprio qua noi, mi sa. Vi dirò. Pistola. Ok, contro questo proviamo a usare pure il potere. Non possiamo usarlo mentre carichiamo. E questo è un problema. Ok, ok. Per adesso comunque è tutto abbastanza semplice e lineare, nel senso che non credo che anche più avanti nel gioco ci siano modi per esplorare di più.
credo sia una campagna estremamente lineare, diciamo, alla Call of Duty, solo che al posto dei soldati dobbiamo ammazzare i mostri. E comunque è figo, raga. Comunque siamo ritornati di nuovo qui. Ah, dobbiamo usare la valvola per togliere il fuoco lì dalla porta. Ok. Bene. No, ma che mi devo rifare tutto il giro, mo' per... Oh no, che palle. Tutto sto giro perché semplicemente non ci si può arrampicare sopra la banchina qui. Veramente, anche quando c'è spazio. Perché effettivamente, ragazzi, facciamo dei saltini proprio aggraziati, quanto mi pare, però... un po' troppo poco così. Ok, qui c'è l'antincendio, prima non l'avevo visto questo. Altre munizioni, ancora non ci danno altre armi, però. Ma fanno male, però, queste cose che tirano. Ah, ok, con il potere non credo che gli facciamo proprio danno, ma li spingiamo via. È come quando su Dead Island dai il calcio frontale, no, agli zombie. Un po' lo stesso concetto. Li rallenti, li spingi via, forse a seconda del tipo di nemico, però comunque non credo che andiamo a fargli danno. Ok, valvolina. Ah, ma questi continuano a venire così, proprio, a pressione. Fino a che non andiamo avanti noi. Vabbè, io vado avanti allora, eh. Mi dispiace, bypassa. Ok. E curiamoci. Fuga da New York, ma a New York ci stanno i mostri. Un po' di tutti i tipi poi, cioè, abbiamo visto gli uccellacci giganti, ma stanno pure questi mostri qua creati dal magma. Abbiamo visto il golem gigante creato dai rifiuti lì, dalle strade, macchine, tutto quello che trovava si inglobava, diventava parte di sé. No, non si passa. Aia, aia. Lì forse dobbiamo andare? Esatto. Speriamo non mi prende il treno proprio adesso. Ok. Spoghiamoci un attimo qui. No, abbiamo finito l'energia. Dobbiamo caricarci un attimo. Però possiamo ancora utilizzare quella offensiva, diciamo. Oh, ma avete rotto le palle. Venite qua. Mazza, ma l'ascia è fortissima. One shot. Ma sapevo prima, la usavo solo questa. Sono morto. No. E niente, io direi che possiamo fermarci qui. Questo qui voleva essere soltanto un video di scoperta di questo gioco. Volevo scoprirlo insieme, visto che me lo sono ritrovato nella libreria di Steam e non avevo idea di che cosa fosse. Poi ho visto la pagina del negozio, ho visto mostri giganti, che era un FPS del 2008. E ok, ho detto va bene, utilizziamo questa scoperta per farci un video e farlo scoprire anche a chi magari come me non ne aveva mai sentito parlare. E comunque era interessante, cioè nel 2008 un gioco del genere mi sarebbe piaciuto parecchio, penso. Oggi è chiaro che risulta abbastanza deboluccio in praticamente ogni cosa, però è anche normale che sia così. E quindi, come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento, e se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella delle notifiche in modo da restare aggiornati su tutti i prossimi contenuti in arrivo. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo appuntamento qua dal Pellicano, e ciao ciao.